Nella sede elettorale della centrodestra in piazza 20 settembre a Fano sta per cominciare un dibattito sul tema della sanità, un argomento molto importante e soprattutto sentito anche nella città della Fortuna. Al tavolo dei relatori, oltre alla candidata a sindaco Lucia Tarsi, siederanno diversi esponenti della Lega, il partito che ha organizzato questa iniziativa, ed altri esperti in materia. Durante l'incontro verranno illustrati dei dati sulla sanità a livello regionale, provinciale e locale. Si parlerà infatti anche del futuro dell'ospedale Santa Croce. Un incontro organizzato dalla Lega per parlare appunto del tema della sanità, un argomento molto caldo a livello regionale. Ma soprattutto credo che non solo a livello regionale, ma soprattutto a livello territoriale è un argomento molto caldo. Infatti qui siamo questa sera nel comitato elettorale del candidato sindaco di Lucia qua, che naturalmente cercheremo di sostenerla per questa vittoria sulla città di Fano, proprio per cercare di cambiare un problema molto importante come quello della sanità. Infatti qui nella vallata del Metauro vogliono completamente distruggere questa sanità l'attuale maggioranza, come sanno tutti i fanesi. Portarla a Pesaro e che è un gravissimo errore. Noi siamo nettamente contrari a questo progetto, lo contrasteremo, ma spero che lo contrastino soprattutto i fanesi col loro voto, perché chi vuole mantenere questa sanità deve votare Lucia. Questo è il dato, io la chiamo per nome perché deve diventare il sindaco di tutti i fanesi o della grandissima parte dei fanesi. Perché con la signora si potrà riuscire ad avere senz'altro una sanità migliore, e con l'apporto della Lega, che stiamo già contestando questo piano sanitario regionale, perché è un piano sanitario del nulla. Noi già l'abbiamo definito del nulla, perché qualsiasi azienda che fa un piano industriale valuta quello che oggi c'ha nell'azienda, quello che realizza, il percorso di aumento di produttività o di produzione se vuole raggiungere un incremento della sua azienda, e l'obiettivo finale. Questo non lo contiene il piano sanitario regionale, è una enunciazione di una serie di schede che lasciano libera la giunta di riempirla di contenuti. Però siccome la vota il Consiglio regionale, crediamo che questo debba essere contenuto, questi dati, questa programmazione, questo percorso, quello che si vuole fare della sanità debba essere contenuto nel piano, perché proprio lo vota il Consiglio, l'organo sovrano di questa Regione Marche e non l'esecutivo. Qui si stanno cambiando le regole, anche le regole democratiche e anche il ruolo istituzionale. Secondo noi c'è un'arroganza del potere che Cerecioli, naturalmente in questo contesto si vede tutto, perché non c'è bisogno di vederlo sotto la lente di ingrandimento, ma è quello che effettivamente accade. Propongono ospedali unici per ogni provincia, una cosa assurda. Hanno già chiuso 13 ospedali nel rentroterra e hanno preso a pretesto il decreto Balduzzi. Adesso continuano a dire nelle assemblee del rentroterra dell'altra sera di Cagli, per esempio, dove Traversini chiama in causa il governo attuale. Sono cose fuori da qualsiasi regola. È impensabile chiamare in causa il governo attuale per dire e trovare, per chiedergli di trovare delle soluzioni diverse. Ecco, non è possibile. Qual è secondo lei però il destino del Santa Croce? Il destino del Santa Croce deve rimanere ospedale, perché è impensabile fare un unico ospedale. Noi dobbiamo, proprio per dare anche respiro a rentroterra, perché rentroterra non è possibile che in questa Regione Marche, dove le vallate scendono dagli Appennini verso il mare, si debba oltre che
diciamo così, percorrere la vallata si debba saltarne anche un'altra per andare nell'altro territorio e per avere magari il servizio. È una cosa sbagliata, è assolutamente sbagliata, non c'è il decreto Balduzzi, perché la politica deve prevalere anche sul decreto Balduzzi, perché altrimenti il decreto Balduzzi poteva essere applicato da un modestissimo impiegato. È la politica che deve scegliere, perché ci sono le zone in crisi, ci sono le zone in difficoltà, di crisi, rentroterra, e noi non possiamo assolutamente perdere questi servizi, li dobbiamo mantenere, perché la comunità, 1,5 milioni di marchigiani devono avere il servizio. E poi la salute non ha né maggioranza né minoranza, questo ci teniamo a precisarlo, lo mandiamo come messaggio forte a Cerecioli, che probabilmente ancora non comprende, fa finta di non capire o non capisce, perché questo è il problema essenziale della sanità, perché qui ci sarà uno scontro della comunità marchigiana in riferimento al problema sanitario che oggi è sotto gli occhi di tutti. Non può partecipare a Cagli decine e decine e decine di persone ad un'assemblea organizzata dal Partito Democratico, e vuol dire che ci sono i problemi, vuol dire che ci sono i problemi. Allora, quando i problemi ci sono, il popolo partecipa, e naturalmente il problema bisogna risolverlo. Adesso c'era il problema De Fabriano, tutto il problema dell'entroterra, che è una cosa assurda, per non parlare del capoluogo di regione Ancona, che rimane senza ospedale. C'ha l'ospedale Riuniti di Torrete, ma è un ospedale di interesse regionale, dove tutti dovrebbero confluire quelli che hanno delle particolari patologie di intervento di un certo livello, di alta qualità. Melissa, innanzitutto, come mai avete scelto proprio questo tema per il convegno? Abbiamo scelto questo tema perché la sanità, soprattutto in questa regione, in questa città che vede lo smantellamento del Santa Croce, è diventato negli ultimi anni un punto focale, motivo per cui non si può non dedicare questa attenzione e questo interesse anche per quello che ci chiedono i cittadini. Al termine di questo incontro ha spiegato anche il motivo per il quale avete scelto di candidare proprio Lucia Tarsi. Sì, Lucia Tarsi è sicuramente un candidato sindaco capace, a prescindere, cioè dal punto di vista proprio globale di quello che dovrebbe essere un sindaco. Dal punto di vista della sanità ha un curriculum che la rende probabilmente la più titolata a parlare di sanità, poiché il suo impegno civico nasce proprio col Comitato Santa Croce e si è sempre spesa appunto a difesa del nostro ospedale, e sarà uno dei punti fondamentali che di fatto ne decreteranno la vittoria, proprio perché i cittadini si aspettano che il Santa Croce venga difeso e venga ripristinato come una volta. Quindi credete in un cambiamento per le prossime elezioni? Assolutamente, crediamo in un cambiamento, siamo sicuri di vincere, siamo sicuri che non sia vero che, essendo la sanità regionale, un sindaco non possa fare niente. Un sindaco può difendere il proprio ospedale, può evitare di prendere iniziative o firmare atti che di fatto spianano la strada ad altre soluzioni, e quindi la prima cosa da fare è che i cittadini di Fano si sentano tutelati da un sindaco che fa gli interessi della città, del proprio ospedale, dei propri dipendenti, e che di fatto stabilisca una rottura rispetto alle politiche che sono state portate avanti finora. Che cosa si fa per cercare di essere in bilancio con le spese? Allora, tagli di spesa e tassa sulla salute, perché il ticket è una tassa sulla salute. Dottore, lei ha presentato un quadro generale di spesa per le prestazioni sanitarie in Italia. Qual è la posizione della nostra nazione? Ma il fattore rilevante è che c'è stata una... si parlava della riduzione, della non programmazione per l'assunzione dei medici. Non è che non c'è stata programmazione, c'è stata programmazione al taglio. Quindi quello che si è ottenuto era quello che si voleva ottenere, taglio, e l'ho fatto vedere, delle spese per il personale, che poi significa taglio dei servizi. Quindi
voi parlate di riaprire gli ospedali, non è mica facile dopo averli chiusi, perché significa che si deve andare a riassumere, mettiamo una cinquantina di medici per ogni ospedale chiuso, e sballa tutto il bilancio regionale. E questo è stato voluto, c'è stata una legge in cui non si poteva sforare il bilancio sulla spesa del personale e doveva farsi riferimento al 2004, quindi si poteva avere quel numero di personale medico e non medico che era presente nel 2004. Quindi non è che non c'è stata programmazione, c'è stata una programmazione a non assumere per ridurre i costi della sanità. E questi erano tagli lineari che venivano fatti indiscriminatamente, senza nessuna scelta. Allora lì magari non c'era la programmazione di scegliere che cosa si voleva conservare, che cosa si poteva tagliare e che cosa invece andava mantenuto perché era efficiente. Ad esempio l'ha detto che dovrebbe essere riqualificato anche il ruolo del medico di famiglia, giusto? Certo, il medico di famiglia dovrebbe essere in grado di fare, come ho fatto vedere con l'ecografo in palmo di mano, dovrebbe essere in grado di fare non diagni, non radiologia, non fa il radiologo, non deve descrivere, ma deve fare una diagnosi. Quindi se una persona, un suo assistito ha un dolore addominale, e lui può immediatamente vedere se c'è qualcosa di che evidenziabile, ad esempio i calcoli che ho fatto vedere, e allora è chiaro che quello ha bisogno dello specialista urologo, ma se quei calcoli non ci sono, lui non ha bisogno di niente, quindi meno richieste di esami, meno lista d'attesa, meno spesa. Quindi se noi non riusciamo a qualificare il medico di medicina generale, che lo dobbiamo deburocratizzare, perché ora fa il 70-80% le ricette e lavori burocratici, e poi c'è dietro un contenzioso notevole in questo momento nei medici con questa nuova gestione delle richieste degli esami di radiologia, noi abbiamo un medico ogni 1500 cittadini. Tenuto conto che si rivolge al medico, le persone che hanno più di 65 anni, un medico di medicina generale ne deve assistere 400-500, non più di quelli. E non è pensabile che lui li gestisca mandando allo specialista per liberarsi di incombenze o per paura di avere un contenzioso medico legale. Deve ritornare ad assumersi le sue responsabilità. Quindi l'università deve chiarire che cosa deve saper fare, quindi un minimo di semeiotica ultrasonografica, cioè la capacità di utilizzare un ecografo, e poi la capacità anche di saper fare altre cose, leggere un elettrocardiogramma, leggere un holter, che poi queste cose adesso le fa addirittura il computer, non c'è neanche più bisogno di vederle di persona. E dal dibattito di questa sera è anche emersa l'esigenza di avere un'interconnessione con il pronto soccorso. Il problema è anche quello: se poi ho bisogno di avere una consulenza, una specialità, lo posso fare anche attraverso il teleconsulto, i sistemi di digitalizzazione. Già si fanno. Però nei pronti soccorsi, cioè là dove c'è una neurochirurgia, per esempio c'è un trauma cranico a Civitanova dove non c'è la neurochirurgia, si manda le radiografie ad Ancona e il neurochirurgo decide sì, questo è da operare, questo no, tenetelo voi. Quindi già questo come consulenza sull'acuzie si fa. La consulenza che diceva il professor Campanella è una consulenza non nell'acuzia, perché quella è impossibile, un teleconsulto nell'acuzia, quindi deve essere differita, cioè il medico ha un problema e invece di chiedere una visita specialistica si mette in contatto in un momento che è libero con lo specialista di fiducia per avere chiarimenti. Ecco, per concludere, secondo lei i cittadini hanno ancora fiducia nel sistema sanitario? I cittadini secondo me sanno come si usa il sistema sanitario, l'hanno imparato benissimo, quindi quella fiducia deriva perché lo sanno usare, quindi sanno esattamente quando debbono pagare, quando non è necessario pagare, cioè è semplice, vanno dal privato molto spesso perché gli imposta il problema.
poi sulle richieste di esami vanno nel pubblico, se le fanno fare dal pubblico, quindi i cittadini sanno come funziona il sistema sanitario e sono in parte ancora contenti, ma non so per quanto. Cosa ha fatto la Regione Marche? Si è mossa in quella direzione, ha ridotto i posti letto per acuti ed ha aumentato le lungodegenze. Professore, lei ha messo le Marche allo specchio per riprendere una parte del titolo della sua relazione. Partiamo dalla qualità dei servizi anche a livello mondiale. Dove si posiziona? Il servizio di medicina delle cure primarie italiano è invidiato in tutto il mondo. Noi siamo stati dei precursori del sistema sanitario unico, universale, pubblico, ed è per questo che abbiamo goduto di ottima fama presso l'Organizzazione Mondiale della Sanità per questa ragione. Come è stato ascoltato questa sera, però, certe classifiche si stanno un pochino modificando e evidentemente il nostro sistema ha bisogno di correttivi. Il braccio di ferro esistente oggi è tra sistemi di salute unici e universali che sembra che funzionino abbastanza bene nei paesi di medio taglio e il sistema basato sulle assicurazioni, come è stato ampiamente spiegato, che è un po' quello dove si stanno dirigendo gli Stati Uniti già da molto tempo, ma la Cina soprattutto sta emulando gli Stati Uniti in questo, l'India, l'Indonesia con 250 milioni di persone stanno emulando il sistema basato sulle assicurazioni. E come è stato detto, anche l'Italia con il suo sistema unico universale dovrebbe riflettere su alcune modifiche. Non dico in questo senso. Ecco, dove bisognerebbe investire le risorse? Lei ha parlato anche di formazione, oltre che di un fascicolo sanitario elettronico. Le risorse, direi che un'importante parte delle risorse vanno decisamente sulla salute elettronica, includendo il fascicolo sanitario elettronico e molte altre capitoli che sono tra l'altro anche in sviluppo oltre agli investimenti in salute elettronico, naturalmente bisogna fare la formazione in salute elettronica, perché non è più possibile che un medico, un infermiere ci si basi su una formazione in tecnologie di informazione e comunicazione personale, perché si crea ovviamente una eterogeneità inaccettabile per poter dare una risposta organica utilizzando le tecnologie di informazione e comunicazione. Quindi la parte formativa deve cominciare tra l'altro molto presto. Non è più accettabile che si apprendano le tecnologie di informazione e comunicazione a 35 anni, a 30-35 anni. Bisogna cominciare, secondo me, dall'università. Ci deve essere un corso di salute elettronica specifico in tutte le facoltà di professioni mediche e tra l'altro con contenuti uguali, in modo che ci possa essere una interoperabilità tra i vari operatori della salute una volta che arrivano a lavorare. E poi bisogna in un certo senso riformare o perlomeno rivedere il funzionamento delle cure primarie. Lei ha girato sostanzialmente gran parte del mondo, quindi ha visto anche altri sistemi nazionali, quindi il loro funzionamento. Secondo lei l'Italia e anche la Regione Marche di conseguenza dovrebbero avere una visuale un po' più aperta e quindi magari prendere anche spunto, no? Nell'ambito dei sistemi unici e universali direi che l'Italia insieme alla Francia è un po' uno dei più solidi. Il Brasile, per esempio, è un paese grande che cerca di emulare il sistema sanitario nazionale italiano, però sta incorrendo in tutti i problemi in cui noi siamo incorsi 20 anni fa. Quindi
ci prova con grandi numeri, con grandi estensioni di territorio, ma con evidenti, evidenti difficoltà. Gli altri sistemi funzionano diversamente. E mi sto chiedendo quanto sia difficile, per esempio, trapiantare un sistema come il nostro, ripeto, unico, universale, pubblico, in un paese come l'Indonesia. Noi dobbiamo avere il coraggio di dircelo tutti, che in realtà è un sistema che non sta facendo acqua perché di per sé è strutturalmente portato a fare acqua, l'abbiamo visto. È un sistema che sta facendo acqua perché qualcuno vuole che faccia acqua. Lucia, è stata un'occasione anche per fare il punto della situazione sul tema della sanità e emergere, valutare le criticità presenti anche nel nostro territorio. Nel suo intervento ha detto che le inefficienze, le varie incapacità, così come la mancanza di programmazione, dipendono da una volontà politica precisa. Abbiamo avuto il piacere questa sera di avere tre persone assolutamente competenti, tre specialisti che ci hanno portato dei dati che confermano quanto diciamo da anni. E i dati purtroppo non mentono, i dati hanno una chiarezza e dimostrano in maniera inequivocabile al di là delle opinioni. La sanità pubblica della nostra provincia, della nostra regione, sta soffrendo a causa di una serie di incapacità organizzative che ormai è evidente non sono frutto semplicemente di semplice incapacità, ma sono il frutto invece di una regia e di una strategia che ha come ultimo obiettivo sicuramente quello di depotenziare la sanità pubblica, di svilire la sanità pubblica a favore della sanità privata. È evidente che chi può permettersi di pagare le prestazioni, preferirà ovviamente superare le liste d'attesa e andare verso la sanità privata. Come qualcuno già prima di me ha detto, e mi sembra un'affermazione molto importante, le liste d'attesa sono purtroppo uno strumento di selezione sociale. Chi si può permettere di pagare può permettere di curarsi e di stare meglio. Chi non si può permettere di pagare è costretto ad accettare queste liste d'attesa che sono veramente inqualificabili, sono umilianti, sono lesive della dignità e soprattutto del diritto alla salute di tante persone. Abbiamo visto i dati, molti italiani hanno lasciato la possibilità di curarsi, la prevenzione non viene più attuata e addirittura c'è un tale scoramento, un tale svilimento nei confronti delle possibilità della sanità pubblica che la gente si è pure avvilita al punto da non ribellarsi più. Ecco, questo non è il modello di sanità che ci piace. Noi abbiamo bisogno di una sanità che sia efficiente, che sia una sanità di qualità e una sanità disponibile per tutti, accessibile per tutti, indipendentemente dal livello sociale e dalla capacità di poter pagare o meno. Ha precisato anche che in Consiglio Comunale tornerà anche l'argomento della variante di Chiaruccia per la quinta volta? Sì, questa è anche questa, a volerla leggere in senso politico, è sicuramente una dimostrazione. La variante su Chiaruccia peraltro non era assolutamente inevitabile, perché in quel terreno la struttura sanitaria si sarebbe potuta costruire. Quindi siamo andati per quattro volte consecutive a votare, ovviamente con il voto contrario mio e di tutta l'opposizione, a votare una delibera che permette la costruzione di una clinica privata in Chiaruccia. E al costruttore viene data l'autorizzazione, viene sollevato il costruttore dall'onere di pagare 1.200.000 euro di contributi per le opere di urbanizzazione. Quindi di fatto l'amministrazione comunale si è praticamente piegata agli interessi dei privati. Sia chiaro, le cose che abbiamo visto questa sera ci dicono in maniera
inconfutabile che la sanità privata non è una risorsa. La sanità privata va in conflitto con la sanità pubblica, pone dei vincoli e dei limiti importanti alla sanità pubblica. La sanità privata rischia di essere esattamente lesiva degli interessi di tutti. Abbiamo visto i dati nazionali, abbiamo visto le proiezioni, purtroppo non è questa la sede per poter, insomma, abbiamo impiegato 2 ore per analizzare queste informazioni. Chiunque parli di risorsa a proposito di sanità privata o mente sapendo di mentire oppure semplicemente non ha studiato, e quindi direi che forse è il caso che magari prima di affrontare di nuovo un tema come questo ci sia una maggior preparazione e che si faccia con persone e competenze qualificate come quelle di questa sera. Professore, secondo lei il sistema sanitario funziona ancora, tiene? Dai dati che abbiamo visto questa sera è ancora un sistema che regge, ma necessariamente deve essere riformato, questo è indubbio. I medici nella regione Marche sono sufficienti o ci sono delle carenze? Abbiamo visto anche recentemente sui giornali che sostanzialmente mancano circa 950 medici ospedalieri ripartiti nelle varie specialità. Evidentemente questo è frutto di una mancata programmazione nel tempo. Ad esempio medici di medicina generale, no, medici di medicina generale, dai dati che abbiamo visto rispetto alla media nazionale non abbiamo una sostanziale carenza. Abbiamo visto che per esempio i dati del Veneto con un minor numero di medici di medicina generale danno un buon servizio. I nostri medici di medicina generale sono ottimi medici, bisogna concordare le loro attività, soprattutto per quanto riguarda le patologie croniche, scompenso cardiaco, bronchiti croniche, neoplasie e così via. Quindi bisogna assolutamente aumentare e migliorare questo sistema di assunzione, una programmazione migliore. La programmazione è legata, per quanto riguarda i medici di medicina generale e anche quelli ospedalieri, hanno necessità di una programmazione a lungo termine. Se noi adesso cominciamo a programmare, possiamo pensare di cominciare a vedere i primi risultati mediamente fra 5 anni. Quindi prima cominciamo a programmare e prima daremo le risposte per il sistema sanitario regionale. E invece sui pronto soccorso la pressione è aumentata? Abbiamo visto anche qui questi dati in cui evidenziamo che nel 2017, dati Istat, c'è stato un aumento notevolissimo nelle Marche della pressione sui pronto soccorsi rispetto alla media nazionale. E anche su questo argomento dovremmo pensare, in base a quello che abbiamo detto poco fa, a una rivisitazione dell'intero sistema. Comprese quindi le liste d'attesa? Le liste d'attesa è un altro bel capitolo su cui c'è molto da fare, perché evidentemente è quell'elemento su cui i cittadini, l'utenza, sentono più o meno vicino il sistema sanitario.